Salve a tutte e tutti, ancora una volta qui dal vostro Sant'Egian, questa volta per parlare di quello che succede oggi, sabato 24 ottobre. In questo momento ancora dovrebbe essere in svolgimento l'accadimento epocale, perché erano 26 anni che non se ne realizzava uno, dico, di sciopero generale. Tutti quanti sono contenti, tutti quanti sono mobilitati, soprattutto la gente, i lavoratori e i disoccupati, che credono che con questa misura estrema riusciranno a difendere i loro obiettivi, i loro diritti, forse anche i loro privilegi. E quindi si mobilizzano milioni di persone, come sempre, per fare uno sciopero contro il governo, contro la riforma del lavoro di Renzi, il presidente del Consiglio dei Ministri di turno. Adesso io mi domando, quando mai è servito a qualcosa uno sciopero generale? Perché dicono che da 26 anni che non se ne fanno. Ma gli scioperi con anteriorità a che sono serviti? Sono mai state raggiunte tutte quelle mete che ci si prefiggeva raggiungere 26 anni fa e anche prima? O si sono sempre trasformati questi scioperi generali dei sindacati come delle grandi kermesse per accontentare gli scontenti? Per avviare delle tavole di trattative e delle negoziazioni che poi non è che tanto difendessero i diritti dei lavoratori, perché per quanto si possa protestare in questo modo, quello che si esige soltanto dal governo è di avere più biglietti al mese come stipendio. Che non è un'idea cattiva, perché bisogna sopravvivere, il salario non basta. Ma il fatto è che, come tutti sapete, più emissione di moneta c'è in circolazione, più aumenta il costo della vita. Ma non soltanto perché i commercianti e gli economisti se ne approfittano, ma anche per una cosa intrinseca, che nessuno esce nelle piazze a manifestare contro di questo, cioè in realtà quello che fa decurtare il valore degli stipendi, delle pensioni, dei salari, non è che non ti pagano abbastanza, ma è che lo Stato, per esempio, per pagare tutti i suoi dipendenti pubblici, insegnanti, professori, burocrati, deve mettere banconota. E in Italia, adesso con l'euro, ma prima con la lira, lo Stato non era sovrano dell'emissione della banconota, che è ciò che rappresenta il denaro, che è un'astrazione, ma deve derogare la Banca d'Italia. E la Banca d'Italia, adesso per avere l'euro, deve fare richiesta alla Banca d'Europa, alla Banca Centrale Europea, perché ce ne saranno altre. Sono tutti enti privati che si prendono l'uno all'altro una commissione di interesse sull'emissione della banconota, sull'emissione valutaria. Allora che succede? Io vi auguro di avere esito, a voi manifestanti dello sciopero generale, che finalmente dopo 26 anni ce n'è uno nuovo. Se avete esito, però, che succede? Che in quanto maestri, professori, insegnanti, dottori, impiegati pubblici, poliziotti, lo Stato allora fa un decreto che emette titoli di debito, li consegna alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia li consegna alla Banca dell'Unione Europea centrale, e allora si autorizzerà l'emissione di nuove banconote. Ogni banconota che esce con un plusvalenza a favore dell'istituto emissorio, cioè emettono una banconota di 500 euro e magari lo Stato italiano si indebita per
di un 10% di quella banconota. Capito? Quindi il problema di fondo non si risolvono con gli scioperi generali. Più banconote vi danno in stipendio, più lo Stato italiano si indebita con la Banca Centrale Italiana, con la Banca Europea per l'emissione di quelle stesse banconote. Quindi ogni banconota emessa oggi proietterà a futuro un tasso inflazionistico pari al rendimento di quanto gli rende gli interessi all'ente emissorio della banconota, alla zecca, pari a quello che guadagna, cioè prendono il 10% sull'emissione di 500 euro. Allora significa che lo Stato italiano, non potendo pagare con banconote, deve mettere il 10% sull'ultima emissione valutaria, cioè fa stampare 5 miliardi di euro, deve il 10%, e allora fa stampare altre banconote per pagare quegli interessi. E la seconda emissione, la seconda tanda del 10% su 5 miliardi, avrà anche quella un sovraccarico di interessi. Più fa stampare banconote per pagare le banconote che ha fatto stampare, più dovrà pagare interessi e quindi far stampare altre banconote. E quindi lo Stato, se non recupera la sovranità monetaria, è inutile che la gente si faccia pagare di più, perché facendosi pagare di più lo Stato deve mettere nuova moneta e quindi pagare nuovi interessi. È un circolo vizioso che già non termina con una semplice emissione di moneta, perché emettere ancora per pagare gli interessi degli interessi, si continua emettendo banconote. Però in più adesso c'hanno delle emissioni aggiuntive e delle emissioni aggiuntive, perché la gente vuole il proprio salario e stipendio aumentato. Quindi si comprende come questi scioperi siano giusti e doverosi per far rispettare le proprie pensioni, salari, stipendi dalle decurtazioni, ma non raggiungono il problema di fondo, perché il debito pubblico, così come te l'hanno insegnato a scuola, te lo spiegano nei telegiornali, non esiste. Non è che perché adesso facciamo costruire gli F-35 o la TAV o il ponte di Messina che lo Stato si indebita, quella è una cosa a parte. Le scuole, le università, si fanno tagli sugli ospedali, ma perché si fanno così tanti tagli sulle opere pubbliche, sugli stipendi dei funzionari pubblici, sulla gestione del territorio, e che poi arrivano le inondazioni? Semplice, perché a monte, per pagare tutte le cose, lo Stato, come la gente, ha bisogno di banconote. Emettere le banconote costa, perché è fatto da enti privati, terziarizzati, non di Stato. E allora già si contrae il debito per pagare altri debiti, perché in origine le banche prendono un interesse quando emettono loro la moneta. Cioè, tu ti fai un sandwich, compri le materie prime e ti fai un sandwich e te lo mangi, ti costa 10 euro. Se io ti devo preparare un sandwich, prima di tutto, cioè come in un bar, no? Prima di tutto il servizio di prepararlo te lo faccio pagare. Poi anche compro le materie prime e ci metto una plusvalenza, perché devo andare a comprarle, e allora non ti faccio pagare di materie prime quello che mi è costato, magari al maggiorista, che pago molto di meno, ma ti faccio pagare il doppio di quello che valgono nel supermercato al consumatore finale. Ecco perché nei bar, soprattutto del centro di Roma, un sandwich che può arrivare a costare in un buon bar 30 euro, se tu te lo fai a casa dai 5 ai 10 euro. Perché? Perché ti fanno anche pagare una plusvalenza sull'acquisizione della materia prima: prosciutto, pane, formaggio, burro. Tutte quelle spese le maggiorano, e in più il servizio, in più le tasse sul locale di ristorazione. Quindi far emettere moneta da un privato è che lui ha delle spese materiali come lo Stato, anche pagare gli impiegati, gli operai e tutto, ma in più le spese te le fa pagare il doppio, mentre lo Stato costerebbero solo quello che costano. E in più c'è anche diciamo il servizio di fare le banconote e coniare le monete. Quindi si potrà rispettare
gli stipendi e di salari della gente, se non si emette moneta nel paese, il discorso che c'è in internet, che io seguo da più di un anno, sul fatto che bisogna uscire dall'euro e ritornare alla lira, forse è male formulato, perché l'importante non è semplicemente passare dalla nuova moneta che ci è costato caro, perché al cambio l'hanno fatto 1936 lire, più cara del dollaro l'euro, perché se no non cambierebbe nulla. C'era signoraggio bancario anche con la lira, perché anche la lira l'emetteva il Banco d'Italia per conto dello Stato italiano, della Repubblica italiana. E allora che cambia? Nulla. Sempre bisogna pagare degli interessi a terze persone per imprimere quello che dovrebbe fare lo Stato, e non so perché lo Stato ha rinunciato alla sua sovranità monetaria. L'euro è stato voluto da Wall Street e da banche private europee. Uscire dall'euro significherebbe tornare a imprimere una lira di cui la Repubblica italiana sarebbe sovrana. Tornare ad imprimere una lira per conto della Banca d'Italia, un ente privato i cui direttivi sono promossi dalle banche private italiane, sarebbe come rimanere in zona euro, però con una moneta mo molto più debilitata dell'euro. Invece, per risparmiare e ridurre a zero il debito pubblico, che non è generato dalle spese dello Stato, ma è generato dalla stessa emissione bancaria, bisogna nazionalizzare la lira, che sia un'emissione della Repubblica Italiana, non di nessuna banca o zecca privata, perché altrimenti non cambia nulla. Il discorso dell'euro è quello che lo Stato delega la Banca d'Italia, la Banca d'Italia commissiona la Banca Centrale Europea, a cui richiede il permesso di imprimere banconote. E allora non cambia nulla. Se poi facciamo una lira che dipenda sempre dall'emissione del circolante della Banca d'Italia. Capito? Quindi fate bene a manifestare per le strade perché volete uno stipendio più alto, ma sappiate che finché la sovranità di emissione della moneta non è dello Stato italiano, della Repubblica italiana, vi daranno più banconote o più credito. Per erogarlo, lo Stato dovrà pagare un interesse, perché non lo farà lui, ma lo delegherà a enti privati che prendono le loro commissioni bancarie per emettere anche monete e banconote, e anche i titoli di Stato, di debito, di credito, le azioni delle industrie dello Stato. Tutto quello non è controllato dallo Stato, dalla finanza dello Stato, ma delle deroghe, deleghe a privati. Quindi anche i titoli di Stato oggigiorno in pratica sono emessi dalle banche per conto dello Stato, che lo Stato dà una plusvalia, cioè gli dice: tu imprimi buoni o titoli per 1 miliardo di euro, e già appena hai i titoli lo Stato c'è subito una nota di debito del 10%. Allora devi fare emettere altri titoli per coprire quella usura sull'emissione di titoli per conto dello Stato, e quando farà emettere 100 milioni di euro in altri bonus, di rimando avrà un'altra nota di debito di 10 milioni, e così non se ne esce più, perché ogni volta che paga con denaro lo Stato deve emettere denaro, e allora deve mettere una percentuale maggiore, però di rimando ci avrà un altro debito sulla nuova emissione. E allora che fa? Emette altre monete, e allora gli ritorna la nuova emissione con un nuovo debito, cioè ogni banconota impressa già genera debito, perché una banconota di 500 euro lo Stato si incontra in debito perché non l'ha impressa lui, ma l'ha fatta imprimere. Quindi ci sarà il 10% di debito sulla banconota da 500 euro. Ecco perché da qui a 12 mesi quel debito latente sulle banconote impresse quest'anno si trasformerà in inflazione, perché valgono già meno del 10%. Capito?
lo Stato emette 1 miliardo di euro, su quel miliardo deve il 10%, dopo un anno quel miliardo di euro nuovo in circolazione vale il 10% meno, perché gli deve alla Banca d'Italia, alla Banca Centrale Europea, il 10% in tassi di interesse per emettere le banconote fisiche. L'unica cosa sarebbe, ritornando o no alla lira, che la Banca d'Italia abbia sovrania. Lo voleva fare John Fitzgerald Kennedy, che la banca, che l'emissione dei dollari fosse a carico della banca americana e non della Federal Reserve. È finito con uno sparo in testa quando passeggiava per Dallas. Lo voleva fare Abraham Lincoln ed è finito con uno sparo mentre guardava una funzione teatrale. Ecco cosa succede a chi vuole nazionalizzare la produzione di banconote. Non si sta parlando di razionalizzare gli investimenti nelle scuole, negli ospedali, gli F-35. Di fare o non fare la TAV, il ponte di Messina, quelli sono altri debiti che lo Stato può contrarre, ma questo è la madre di tutti i debiti. L'emissione sovrana di banconote, se si rinuncia alla sovrania monetaria di emettere monete, già ci si indebita, perché lo fa un terzo, e un terzo lo fa per interessi, soprattutto se sono banche a farlo, perché allora a questo punto tanto varrebbe che ogni individuo con una stampante si imprimesse le sue banconote. Perché lo devono fare solo alcuni? Perché se no si prospetta una collusione di interessi. Ecco che poi abbiamo quello che è successo con il PD, che ha messo direttivi nel San Paolo Monti Paschi di Siena, non so che banco, e ha fatto bancarotta. D'altra parte, le banche con l'emissione di banconota, che possono fare arbitrariamente senza rendere conto a nessuno, poi tanto lo Stato deve coprire quelle spese. Possono finanziare le industrie, la politica, la produzione, e quindi influenzano l'economia e l'industria di un paese, come adesso che in Italia non danno crediti, eppure potremmo produrre di più. Eppure le banche decidono di produrre moneta per invertirla, per tenerla chiusa nei caveau. Cosa c'entra la crisi bancaria che ha provocato il PD? Non lo so. Però le banche possono finanziare tutti, emettono loro la moneta. Invece, se fosse sotto lo Stato, già avrebbero meno influenza. Diceva Renzo Arbore. Meditate, gente, meditate. E poi il resto lo dirò in un video magari dedicato al tema. Adesso vi lascio. Buona manifestazione e vi auguro di ottenere tutti i traguardi che vi avete prefisso, però sappiate che anche se vi daranno più finanziazione, è inevitabile il debito pubblico e il disavanzo, perché il disavanzo che cos'è? Ciò che avanza dell'emissione monetaria. Lo Stato deve mettere 1 miliardo di euro, delega la Banca d'Italia, che va alla Banca Centrale Europea, e deve pagare interessi sull'emissione, e deve mettere 1 miliardo di euro da qui a 5 anni, gli prendono il 5-10%. Quindi alla fine, in 5 anni, che si saranno messe tutte quelle banconote per una serie di trasferenze, eccetera, il circolante vale dal 5 al 10% in meno solo perché è stato generato con un debito dello Stato italiano sovrano, che ha dovuto emettere titoli di debito per delegare la Banca Italiana e la Banca Centrale Europea a emettere divise. Quindi non è che emettono 1 miliardo di euro e vale 1 miliardo di euro, perché già c'è un debito del 10% addossato. Lo emettono e vale 10% meno, perché in pratica la banca, anche fra parentesi, non mettono in circolazione 1 miliardo di euro, mettono 800 milioni, perché si prendono l'interesse su quello che imprimono.
E poi scema il valore del denaro e lo Stato deve mettere altri titoli per pagare quegli interessi. Quindi immaginatevi un po' voi quante volte guadagnano gli enti erogatori ed emissori di banconote. Perché non lo fa lo Stato? Se continua così vi pagheranno di più, ma varrà sempre di meno. Come mai andate in piazza e non parlate del signoraggio bancario, dell'emissione frazionata di denaro e di questo qua? Che lo Stato deve essere sovrano sull'emissione della propria moneta. Beh, vabbè, poi più là farò un video in merito. D'altra parte io sono perito ragioniere. Adesso però volevo fare i miei auguri speranzosi a tutte e tutti voi che volete difendere i diritti della cittadinanza italiana e dei lavoratori. Vi auguro di riuscire a avere successo. Non mi allungo più. Mi raccomando, forza e coraggio, ma andate alla radice dei problemi, perché se lo fate così, epidermicamente, non riuscirete mai a uccidere l'elefante della speculazione economica e finanziaria. È come la puntura di un moscerino per un elefante. Dovete andare alla radice, perché c'è debito pubblico? Che lo genera? Cercate in internet e lo troverete. Christian Hayes, credo che si chiami. Signoraggio bancario, sovrania monetaria, ci sono tante voci interessanti. Beh, io vi saluto. E buona manifestazione e buono sciopero generale a tutte e tutti. Ciao dal vostro Santen Chan e grazie per seguirmi.